stadio Purtroppo quest'anno. no, mi dovrò accontentare del weekend domani, Vabbè. da domani fino a lunedì. Allora, che succede domani, Sergio, a Barcellona? Domani e dopodomani? Vi dico i convocati, anzitutto. Sergio, Allora. cominciamo con Con chi? Ter Stegen, Ah, Ter Stegen, Semedo, Semedo. Piqué, Umtiti, Alba, Rakitic, Busquets, E Fuma. Paulinho, De Lofeu, Messi e Luis Suarez. La panchina saranno Silisen. Mica è detto che giocano questi. Questa è la Esatto. probabile La formazione. probabile formazione, questo lo dice il Mundo Ah, ecco, Deportivo. pensavo che parlavi di convocati, quindi. Silisen, Digne, Denis Suarez, Vermaelen, Mascherano, Alcácer e Iniesta. L'unico dubbio che c'è qua al Mondo Deportivo è che dice non so se Iniesta entrerebbe direttamente al primo tempo invece di Paulinho. Ah, Ma ecco, ci dovrebbe essere questo tipo di staffetta. io credo che al contrario, entrerebbe dopo, che Vabbè. penso che Paulinho sarà come titolare. Va bene, Sergio, che succede domani e dopodomani a Barcellona per quanto riguarda le pegne di lingua italiana? Allora, domani ci sarà un bellissimo incontro a partire io dico dalle ore 18, ma di sicuro ci troveremo anche qualche minuto prima, direttamente al Palau Blaugrana per la prima sfida delle due in programma domani, a cui assisteremo tutti assieme. Siamo in tanti, tantissimi della Peña di Roma che ha acquisito gli amici di Bergamo, quindi tu sei il capogruppo, il capogita, Capogruppo capogita è bellissima, Sergio. il capolupetti, diciamo, ma bisogna investirlo. Sì, con la macchina, fai parlare Bisogna Sergio. fare la cerimonia, Fai parlare Sergio per l'investimento. cortesia, Alberto. No, appunto, grazie a tanti amici, soci da Pigna Ticino, ma anche grazie a Vittorio, grazie un po' a tutti, abbiamo potuto raggruppare un bel numero di biglietti gratuiti per la partita di pallamano, appunto che è la partita delle 18. E avendoli raggruppati, sono riuscito a comprarli abbastanza vicini, in blocco, diciamo. Sarà una bella partita perché è sempre una gara di Champions League. Mancherà il capitano Victor Thomas, di cui Valeria è una grande estimatrice e so che è molto delusa, però pace, ormai bisogna giocare con quelli che ci sono. Certo. Sinceramente non ho capito, per motivi familiari non ho capito il problema, la gravità del problema. E niente, dopo, come sai, in quella squadra gioca il mio familiare che sappiamo che possiamo salutarlo e parlarci assieme. Di sicuro, magari, se c'è qualcuno col pennarello, firmerà anche volentieri qualche Quindi autografo. dobbiamo portarci il pennarello, stai dicendo, stai suggerendo. Io praticamente ce l'ho, ce l'ho già messo dentro nella busta. Ne ho Ok. due, Quindi io quindi. mi porto una delle tante scusa, cartoline di lui che ci hai portato e quindi me la faccio firmare. Ecco, perfetto, così Molto almeno bene. Oh, molto bene. è lì sul posto, diciamo. Ok. E dopo c'è una bella partita di calcio alle 20:45 che speriamo possa essere positiva anche a livello di risultato. Il Siviglia è una buona squadra, anche in Champions non sta facendo poi così male come qualcuno possa pensare. In classifica è quinto, quello è vero, ma ha preso veramente pochi gol, ne ha presi solo 9. E bisogna giocarla a viso senza paura, proprio con coraggio, perché quando queste squadre giocano contro il Barcellona, tutte le altre squadre,
giocano contro il Barcellona, contro il Real Madrid hanno una motivazione speciale, quindi non sono mai facili. E speriamo di portare a casa questi 3 punti per continuare la nostra serie positiva, che sarebbe appunto la 10ª vittoria delle 12 partite giocate. Dovessimo vincere domani, quindi speriamo in bene. Non so andare avanti, nel senso, perché ormai la partita bisogna giocarla, quindi fino a quando non vediamo quello che succede in campo è difficile dire. Abbiamo qualche infortunio un pochino pesante, sto pensando a Sergio Roberto, dovrebbe tornare Iniesta fortunatamente, però bisogna vedere se alla fine è pronto per reggere 90 minuti. Ho fatto un'analisi un po' No, confusa, no, lo no, so. no, 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 assolutamente, assolutamente, nessuna analisi confusa. Io condivido invece la tua analisi e credo che sia. Sì, domani non è una partita facile. Secondo me non è una partita facile, perché adesso dobbiamo anche pensare che abbiamo tutta una serie di partite in cui l'imbattibilità potrebbe cadere. Quindi magari bisognerebbe Esatto, sì, anche. vabbè. Noi possiamo vincere No, sempre. esatto, no, quindi ci sarà la partita che arriverà. Però noi abbiamo questo trittico di novembre, come ricordava Lippi prima, Siviglia, Juventus, Leganés, trasferta in Castiglia, perché il Leganés al momento è la rivelazione del campionato della Liga, dopo il Valencia ovviamente, che è secondo, però il Valencia è una grande del calcio spagnolo, e quindi non possiamo definirla totalmente una sorpresa. E poi c'è la Juventus e poi c'è il Valencia al Mestalla, e sono tutte, tranne domani il Siviglia, sono tutte Trasferte. trasferte, e quindi questo già Esatto. è qualcosa, un Sto segnale. guardando un attimino la classifica. Se pensi che il Leganés ha subito solamente 5 gol in 10 gare, vuol dire che quest'anno non è facilissimo da battere. Certo, Vero che hanno certo. segnato solamente 9 gol, però, sai, hanno perso 3 partite prendendo solamente 5 gol. Sì, no, no, È complicato, per lo questo. dicevamo, sì, inizio trasmissione, appunto, che dopo il Barça è la miglior difesa della Liga, quindi. Pure il Real Madrid non è che c'ha un'agenda molto facile neanche. Assolutamente no, perché ci sarà prima della mentre quando noi andremo a giocare con Leganés, ci sarà il derby con l'Atletico. E Esattamente. Però noi. sarà prima di una partita per tutte e due decisiva per il Real Madrid, per il primo posto, se vuole ancora sperando che possa perdere punti il Tottenham, ma per l'Atletico è di vitale importanza dentro o fuori gli ottavi di Champions, Sì, cioè anche quella sì. con la Roma. E parlando di un amico tuo, Sì. Massi, Ah, non pensavo di Sergio, Cristiano mamma mia. Ronaldo. Ah, Cristiana, salutiamo Cristiana affettuosamente. Gli mandiamo i bacini. L'hanno intervistato e Sì. dice che non se vede come allenatore in un futuro. Vorrei vedere. Dice: è difficile quello che farò in futuro, dice. Vabbè, Ma non lo se dice. qualcosa dice so, dice. Anzitutto dice voglio vivere al massimo il presente. Beh, come va a Dice essere? non sarò giovane sempre. Dice non mi vedo, dice, come futuro allenatore, dice. Non mi vedo, dice veramente. Diciamo che Cristiana, se avesse potuto fare come Dorian Gray, l'avrebbe fatto, come scrisse Oscar Sì, Wilde, no? vabbè. Ma dice Sì. inoltre gli ha restato importanza la crisi della squadra. Eh sì, ha Dice criticato parecchio ieri Cristiana, trionferemo eh. nuovamente. Vabbè, però ha criticato parecchio, in particolare la campagna acquisti e la cessione di James Rodriguez e di Morata. Però parliamo del Barça e non parliamo del Sì. Madrid. Sergio, invece in chiave, come dire, non mercato, però insomma, con Lippi parlavamo del fatto che il Barça ha questo tesoretto che magari a gennaio può essere speso meglio che in questa folle estate dopo l'abbandono di Mo Neymar.
tu sinceramente pensi che sia giunto il momento di Coutinho? Pensi che Coutinho sia utile al Barça oppure no? Allora, Coutinho può essere utile al Barça, ma bisogna vedere effettivamente quanto costa questo ragazzo. Perché se parlano veramente che costa ancora 150 no. milioni, e io ho sentito così. No, 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 io dico no, 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 perché la penso come te, cioè non si spendono 150 milioni. Non dico... C'è un giocatore che si dice che è molto vicino al Barça, che è Goretzka, ecco. E preferirei lui, Ecco, sinceramente. Ecco, allora, su Goretzka, che è un giocatore molto, a me piace moltissimo, perché... oltre ad avere 22 anni ha la fame del giocatore che vuole primeggiare e vuole vincere, nonché ha delle qualità da centrocampista moderno, che abbina una bella tecnica a una buona prestanza fisica. Io ti chiedo, tu lo prenderesti a gennaio dando qualcosa allo Schalke, ovviamente che ormai non prenderebbe nulla, invece a giugno, o lo prenderesti direttamente a giugno a zero? Allora dipende sempre da quanto devi dare allo Schalke. Lo Schalke non più lo Schalke in questa situazione può dargli anche 20-30 milioni, non di più, esatto. Anche 20, quindi 20-30 milioni si potrebbe fare, anche visto che abbiamo quel tesoretto che dicevi prima, si può fare anche un sacrificio. Tu c'hai già Natale, hai 6 mesi per portarlo avanti pronto per la prossima stagione. Quello secondo me potrebbe essere una cosa positiva. Se costa però quel prezzo lì. No, ma certo, costa quel prezzo. Stai tranquillo, anzi forse io mi sono dovuto anche un po' alto, perché questo è un giocatore che lo Schalke ormai è sicuro perde a zero, quindi tutto quello che gli entra è di guadagnato. Quindi poi io ho alzato il prezzo fino a 30, ma secondo me non sono più di 20, 15, 20 milioni. Allora a quel prezzo lì io farei questo sacrificio qua per prepararlo in questi 6 mesi per la prossima. Ma secondo te lui cioè è più utile che non tenerlo invece a giocare tutte le partite lì e fargli fare il mondiale con tranquillità, invece che venire a fare la competizione a Barcellona, per di più in una squadra già bella che è pronta, e per di più in un gioco che non conosci? Una bella domanda, è vero, non avevo pensato alla prospettiva del mondiale, però sai, dipende tanto dal desiderio del giocatore, perché il giocatore, dal poco che ho letto su Grezza, è proprio propenso a venire, quindi sai, anche se dovesse giocare qualche minuto in meno da qua a giugno, a livello di nazionale, essere marchiato col marchio Barça non è problematico. Nel senso, anche Ter Stegen, quando non giocava tanto perché c'era Bravo davanti, era il portiere di riserva della nazionale, certo. dietro solo a Neuer. È questo che dico. Per me il giocatore è disposto a fare questo sacrificio e assumersi questo rischio, sapendo che poi, ok, arriva già adesso, ma dall'anno prossimo avrà qualche responsabilità in più e si giocherà veramente il posto. Dopo sai, è vero, come dici te, l'anno del mondiale dipende tutto veramente da lui, ecco, dipende tutto da lui se desidera rischiare o meno. Sai, dopo quando ti metti nella testa dei procuratori e dei giocatori non è sempre facile capire cosa vogliono. Vogliono subito i soldi, vogliono la sicurezza di avere un posto l'anno prossimo, o rischiare che fra 3 mesi a marzo così subiscono un infortunio grave e dopo rimangono senza contratto. Sai, ci sono tante cose da mettere assieme. Io lo porterei già a casa, però. Senti, che invece oltre noi che andremo a vedere, intanto ha pareggiato il Betis, quindi nella diretta c'è stato il pareggio del Betis e perdeva 2-0 a casa col Getafe, invece è riuscito a pareggiare, manca una manciata di minuti alla fine della partita. Intervistato Valverde sulla partita col Sevilla, dice costerà dominare al Sevilla.
dice, è un rivale importante che viene con la morale alta, che dopo i cattivi risultati al principio